110 chilometri a ovest del Nilo, nel deserto del Sahara, l'aria è così rovente e secca che la rarissima pioggia evapora prima di toccare terra. In questo paesaggio desolato viveva una tribù di nomadi che potrebbero essere stati gli antenati dei faraoni. Fred Wendorf, della Southern Methodist University di Dallas, in Texas, è il capo di una squadra internazionale di archeologi che ha battuto il deserto alla ricerca di segni di insediamenti umani. Nel 1974 localizzarono un antico insediamento sull'orlo di una conca poco profonda che chiamarono Nabta Playa. Il Sahara non è sempre stato così arido. La datazione con il carbonio 14 rivela che intorno all'8000 a.C. i monsoni estivi dell'Africa tropicale si spostarono a nord, aumentando la piovosità sul deserto e permettendo la formazione di laghi stagionali. Uno di questi laghi era Nabta Playa. Qui, circondati da zone erbose in cui pascolare il bestiame, gruppi di persone potevano ripararsi dal caldo e dai capricci del deserto. Ma la pioggia era imprevedibile e senza la pioggia il lago si prosciugava. 3 giorni senza acqua rappresentavano la differenza tra la vita e la morte. C'era in palio la sopravvivenza e avvenne una cosa straordinaria. Rumold Shield, della Polish Academy of Sciences, uno dei capi della spedizione, ha scoperto un minuscolo cerchio di pietre, uno Stonehenge in miniatura, ma di 2000 anni più antico. Crede che possa essere stato usato per predire l'arrivo della stagione delle piogge. Beh, il modesto mucchio di pietre che vedete qui è in realtà uno dei più antichi calendari mai scoperti. Questo era formato da un anello di pietra e da altre 2 pietre, allineamenti di pietre verticali che io chiamo cancelli. Potete vederli qui e lì. Uno degli allineamenti punta esattamente a nord. L'altro invece, che potete vedere qui e che è rivolto in questa direzione, indica la posizione del sole il 21 giugno. È l'inizio dell'estate e l'inizio della stagione delle piogge in questa zona dell'Africa. Questo cerchio calendario era solo un assaggio di ciò che avrebbero trovato. Nelle vicinanze furono scoperte anche diverse pietre insolite, disposte a cerchio attorno a pozzi profondi. Le pietre, alcune delle quali pesano oltre 1,5 tonnellate, non venivano da Nabta Playa. Erano state portate qui da una cava lontana. Per gli abitanti del deserto, trasportare ed erigere pietre così grandi richiedeva un'incredibile fatica e una grande organizzazione. La domanda è: perché? Fred Wendorf pensa che possano contrassegnare le tombe di persone importanti o onorare i loro spiriti. Forse erano persone così potenti da poter intercedere presso gli dei e portare la pioggia.
Uno degli oggetti più imponenti era in questo pozzo, che forse è l'ultima dimora di un governante o di un condottiero. Inizialmente sembrava un semplice masso, ma quando Wendorf l'esaminò più da vicino, scoprì che era una scultura primitiva. Abbiamo trovato questa grossissima pietra, accuratamente sagomata, in questo buco, circa un metro sopra l'affioramento roccioso a forma di fungo. Potete vedere come sia stata accuratamente lavorata e come abbiano levigato le superfici. Il bordo è affilato, si vede come siano riusciti a regolarne la lunghezza scavando solchi in questa faccia. Servendosi di un cuneo, hanno poi potuto togliere falde di roccia esattamente nei punti desiderati. Questa è una tecnica davvero degna di nota. Potrebbe benissimo essere iniziata qui la passione egiziana per la lavorazione delle grosse pietre. È anche un importante indicatore del livello sociale, perché sicuramente fu necessario avere potere su un gran numero di persone che lavorassero questa roccia, che la mettessero in posizione, che dessero forma al basamento roccioso al di sotto. E tutto questo per un notevole periodo di tempo. Ciò indica chiaramente che questa persona aveva un rango superiore agli altri. Qui, 7000 anni fa, i primi grezzi monumenti dell'Egitto sorsero dal deserto. Per onorare un re caduto e trasformare il caos in ordine. Ma per la gente di Nabta Playa, le cose stavano per cambiare drasticamente. Attorno al 5000 avanti Cristo, i monsoni estivi deviarono nuovamente, e questa volta verso sud. Le piogge cessarono, e le oasi come Nabta Playa si prosciugarono definitivamente. Obbligate ad abbandonare il deserto, quelle genti si diressero ad est, verso il Nilo.